Il mercato tipicamente tende a scontare in anticipo quelli che sono i risultati futuri. Beh, se ci pensi, è questo il meccanismo dei mercati finanziari, cioè scontano nei prezzi le prospettive future. Quindi questo incremento degli utili è assolutamente nei prezzi. Quindi che cosa succede? Che se i titoli fanno, diciamo, le azioni che riportano fanno esattamente questi risultati straordinari, il mercato consolida, ma c'è il rischio che anche risultati eccellenti, ma non straordinari, inneschino delle vendite. Quindi ritengo che quest'anno sarà un anno più selettivo per Wall Street, mentre negli ultimi anni siamo stati abituati a un mercato che al pari di una marea ha portato su un po' tutto. Credo che quest'anno ci sarà maggiore selezione, quindi mi aspetto un mercato un po' più difficile in America. Dove negli ultimi anni bastava prendere un titolo a caso e sostanzialmente ti portava a fare una bella performance. Quest'anno l'asticella si alzerà un po', sarà un po' più difficile fare performance perché bisognerà trovare il titolo in grado di performare indipendentemente dall'indice. Quindi mi aspetto i risultati positivi, ma allerto sul fatto che già sono scontati nei prezzi questi risultati straordinari.